Ciao ragazze, da quanto tempo? Lo so, non faccio video da veramente tanto, sono più o meno 3 settimane, 1 mese. E mi dispiace tantissimo, ma dopo le vacanze, allora, ho fatto dei periodi di non stare tanto bene, poi ero iniziata la scuola e in più sto preparando l'iscrizione per l'università, quindi sono veramente stata impegnatissima e quindi non sono riuscita a fare video. Mi dispiace veramente tanto e adesso tra l'altro inizierà il secondo quadrimestre, quindi non vi garantisco niente, però io faccio il possibile e niente, quindi appena ho tempo cerco di girare video così, però non arrabbiatevi troppo con me, io faccio quello che posso e quindi mi scuso ancora per la mia assenza, ma oggi sono tornata e indovinate un po' con un altro video haul e lo so che ormai sarete stanche di vedere i miei video haul, però a me piacciono tanto, cioè mi piace proprio tanto girarli, mi piace guardarli, quindi niente. Oggi vi mostrerò le cose che ho preso il primo giorno di saldi, sono stata da Zara e da Wish e quindi iniziamo subito. Allora, ho un bel po' di cose da far vedere, quindi inizio con le cose di Zara. La prima cosa che ho preso è questa. Allora, sono entrata da Zara perché volevo cercare un cappotto. Sono uscita con di tutto tranne che con un cappotto, quindi vabbè, niente. Ho preso come prima cosa questa camicia nera di questo tessuto abbastanza leggero, che ha questo bellissimo collo a V, due balze, diciamo, non sono proprio balze, sono tipo due taschine qui davanti, però non c'è la vera e propria tasca, c'è solo questo pezzettino qua, non so come si chiami, e ha le maniche lunghe e sta molto bene su, è molto lineare, cade molto dritta, mi piace veramente tanto e sicuramente appena sarà un po' più caldo la userò tantissimo, mi piace veramente molto questa. Mi è costata 25,99 e è davvero molto bella, sono sicura che la metterò davvero tanto. Poi, seconda cosa che ho preso è questo. Allora, non è un vestito, è un maglione, cioè un maglioncino di questo grigio melangiato molto carino, è anche a maglia piuttosto leggera, che però arriva fino un po' sopra le caviglie e ha di fianco questo spacco enorme che parte dal fianco. Ora non si sarà capito niente, però è molto bella, mi piace molto, è una cosa che non avrei mai pensato di prendere, però dopo averla provata mi è piaciuta molto e quindi sì, la userò magari con dei pantaloni sotto. E questa mi è costata 12,99 e spero tanto di riuscire a fare prima o poi dei video outfit in cui vi mostro questi capi indossati, perché questo per esempio così non rende, ma indossato è davvero molto molto bello. Poi ho preso questo maglioncino nero molto semplice, che è un dolce vita nero piuttosto corto, che ha la... non è molto fitto come maglia, quindi è piuttosto... cioè non è trasparente, però è abbastanza leggero e ha un particolare sulle maniche, praticamente sono un po' a campana, nel senso che escono un po' tipo un fiorellino e hanno uno spacco qua e sono molto carine indossate. E questo l'ho pagato 9,99€, era anche questo in sconto, e è molto carino, è una di quelle cose che si mettono un po' con tutte, con la gonna a vita alta, con i pantaloni a vita alta, mi è piaciuto molto questo. Poi ho preso questi pantaloni, che sono a completo di questa maglia. Allora, sono dei pantaloni a vita alta, di questo tessuto molto morbido, è un cotone tipo elasticizzato, una sorta di tuta, però non è proprio tuta. E cadono molto larghi sulla caviglia, sono diciamo a palazzo, e appunto sono molto larghi, stanno veramente benissimo. E questi li ho pagati... 19,99 e questi sono molto belli, non vedo l'ora di indossare questo completo. E la maglia l'ho pagata 17€ e appunto lo stesso tessuto identico, è molto cioè stretta, diciamo che è modello molto semplice a manica lunga e stanno veramente bene insieme, mi piace molto questo completo. Come vedete i pantaloni sotto sono molto larghi e stanno bene coi tacchi più che altro, perché non... anche perché mi stanno abbastanza lunghi, quindi dovrò indossarli per forza con i tacchi. Ultima cosa di Zara è questo maglioncino,
che ha trovato mia mamma in negozio ed è appunto questo maglione con queste due tasche nere in similpelle davanti. Il tessuto è morbidissimo, veramente super morbido, il bianco è molto bello, è davvero caldo, mi piace tantissimo, l'ho già usato a scuola, mi piace veramente tanto questo maglione e questo è costato 30 euro perché comunque il tessuto è fatto molto bene, quindi molto bello anche questo, mi è piaciuto molto. Mi rimane un altro cartellino di Zara di una cosa che non so cosa sia, quindi probabilmente mi sono dimenticata qualcosa perché le ho prese un po' di tempo fa queste cose, quindi boh, vabbè, fa niente. Ora passiamo ad Oysho e io non... di solito non vado da Oysho, invece questa volta ho trovato un sacco di cose e non solo pigiami. No, allora, la prima cosa che vi mostro sono questi pantaloni che io adoro. Allora, sono dei pantaloni di maglia, di questo bellissimo beige, sempre a vita alta, che cadono abbastanza larghi. A me piace molto questo modello di pantalone, anche se lo devo mettere coi tacchi, sono comodissimi e sono molto eleganti, a me piacciono davvero tanto. Questi li ho pagati 25,99€ e anche questi qua non vedo l'ora di abbinarli con un sacco di cose, mi piacciono veramente tantissimo e sono super morbidi, veramente molto belli. Poi un altro paio di pantaloni che userò di giorno che ho trovato sono questi, che in teoria sono un pigiama, però cioè, secondo me sono bellissimi. Sono, ora li tiro fuori, sono dei pantaloni anche questi a palazzo, però questi sono di un tessuto un po' più leggero che ricorda un po' la seta, diciamo che la sensazione è familiare a quella della seta e hanno questa stampa piuttosto etnica, diciamo, con questi bellissimi colori molto caldi. Questi costavano 17,99€ e so già che quest'estate li userò tantissimo, mi piacciono veramente un sacco questi, veramente penso sia, se non la mia cosa preferita, una delle cose preferite che ho preso e davvero non vedo l'ora di metterli quest'estate. Poi passiamo ai pigiami, che sono la cosa più importante ovviamente. No, allora ho preso due pigiami. Allora, il primo ha questa maglia grigia, che è di questo tessuto morbidissimo, anche dentro è foderato con questo... non è proprio pile, però è veramente morbido, è caldissimo e questa è troppo bella. Questa l'ho pagata 21,99€ e insieme a questa maglia grigia ho preso questi pantaloni, che sono, allora il modello è sempre quello, vita alta, a palazzo, molto larghi sulla gamba, e io sinceramente questi qua li metterei anche fuori, cioè secondo me con quella maglia grigia lunga, quella con gli spacchi ai fianchi, secondo me stanno benissimo. E comunque hanno la base grigia e questa stampa con, cioè non sono proprio fiocchi di neve, però mi ricordano un po' i fiocchi di neve, e bianca, molto belli anche questi, molto morbidi. Questi sono costati, penso, 17,99€. Andate assolutamente da Oysho a guardare i pigiami perché sono troppo belli. Poi, secondo pigiama l'ho preso blu. Allora, la maglia è questa qui, anche questa morbidissima che ha questo cuore davanti, non so se si vede. Comunque, questa è costata 22,99€. È troppo morbida, davvero, mi piace un sacco questo maglione, troppo troppo bello. E insieme a quel maglione ho preso questi pantaloni che sto indossando ora, che non so se si vedono, però sono dei pantaloni della tuta con dei ricami davanti, e questi li ho pagati 17,99€. Da Zara ho preso anche un paio di stivaletti, che sono questi qui, in pratica sono neri di vernice e hanno questo tacco abbastanza alto, infatti fanno malissimo, però sono troppo belli, mi piace un sacco la linea. Allora, devo dire una cosa, che fanno malissimo, mi è venuta una fiacca la prima volta che li ho messi, che vi giuro faceva troppo male, e comunque sono abbastanza alti, quindi non sono comodissimi, però sono veramente troppo belli, arrivano un po' sopra la caviglia, e con tutti quei pantaloni larghi che vi ho fatto vedere stanno benissimo, mi piacciono veramente tanto, e non vedo l'ora di sfruttarli un po' di più, perché comunque a scuola non li ho ancora messi, perché ho paura che mi faccia troppo male, poi sono abbastanza alti, quindi non so. Però sono veramente troppo belli, mi piacciono un sacco, e magari alle feste o quando esco di sera lì. Li userò sicuramente, molto molto belli questi.
Poi ho le ultime cose che ho da far vedere sono due orologi che mi sono stati inviati e sapete che io ho questa passione sfrenata per gli orologi, quindi non vedo l'ora di mostrarvi. Allora, il primo è di questa marca che si chiama MVMT e mi è arrivato in questa confezione molto carina. Vabbè, adesso qua è un pochino di roba. E è questo orologio in oro rosa con il quadrante bianco. Sono veramente troppo, cioè questo qua veramente è bellissimo. Però mi è successo che il primo giorno che l'ho messo si è rotto, nel senso che una maglia ha perso una vitina, quindi si è staccato ed è caduto per terra. Non si è rotto fortunatamente, però sono dovuta andare a farlo riparare e intanto l'ho anche fatto stringere perché era un po' largo. A parte questo inconveniente, l'orologio è molto bello, funziona molto bene, poi non, diciamo, non è più successo niente di male e mi piace veramente tanto questo orologio, molto carino. L'altro orologio è di una marca, penso un po' più famosa, che è la Cluse. Non so come si dica, Cluse. Vabbè, avete capito. Comunque, la confezione è questa, in cui arriva, secondo me, è veramente carino. E il modello che ho preso io è quello oro. Questo è un po' più fine, è un po' più leggero, anche questo veramente bellissimo, da quando mi è arrivato l'ho usato tutti i giorni e mi piace molto anche questo. Io poi ho questa passione particolare per gli orologi, secondo me sono un accessorio molto bello e entrambi mi sono piaciuti veramente tanto e sono troppo belli, ci sono più belli da guardare, mi piacciono un sacco questi due. E quindi questo era tutto, so che erano veramente tantissime cose e spero che questo video non risulti troppo noioso, spero che siate contente che io sia tornata, spero di riuscire a fare qualche video in più, fatemi sapere cosa avete trovato voi nei saldi e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Seconda cosa che ho preso è un maglione bellissimo, questo è davvero troppo bello, è un maglione rosa e prima di tutto parliamo di questo colore, cioè io lo adoro.